La mia storia con il ciclo. Sono stata in amenorrea per circa 7 anni. Tutto inizia nel novembre 2011. Sento proprio di essere riuscita a mettere un punto. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete deduto dal titolo, questo video riguarderà il mio ciclo, la mia storia con il ciclo. Quindi maschietti, se siete all'ascolto, mi dispiace, chiudete pure questo video o guardatelo, ma non so quanto vi potrà interessare. Comunque, mi chiedete di trattare questo argomento da quando sono arrivata su YouTube, davvero quasi sin dal primo video, ma non l'ho mai voluto trattare prima, essenzialmente perché sono stata in amenorrea per circa 7 anni. Quando ho aperto il canale ero in amenorrea e lo sono stata fino a poco tempo fa. Ora ho deciso di raccontarvi tutto e dopo scoprirete anche il motivo. Tutto inizia nel novembre 2011. Nel novembre 2011 incomincio ad ammalarmi di anoressia e quindi con il disagio mentale inizia ad arrivare la perdita di peso. Il mio ciclo è sempre stato molto sensibile sin da quando ero piccola, è sempre stato irregolare, ha sempre avuto delle problematiche dal punto di vista di flusso, tempi, eccetera. E alla minima variazione di peso che ho avuto, il ciclo mi è scomparso subito, dopo che avevo perso circa 3-4 kg, quindi neanche tantissimi. Comunque, il problema è che io non mi sono fermata a perdere 3-4 kg, ma sono arrivata a un peso di 45 kg, quindi considerate 15-20 kg meno di adesso. Questo quindi ha causato un blocco totale del mio ciclo, però diciamo che in quel periodo non era assolutamente un mio interesse, anzi dal mio punto di vista malato il fatto di non avere il ciclo era una cosa positiva, cioè significava che era un peso così basso che non mi veniva nemmeno il ciclo. Nel 2013, quindi un anno e mezzo dopo, ho deciso di iniziare a guarire. Iniziare a guarire significa riprendere peso e curare i circuiti mentali malati. Diciamo che queste erano le mie priorità. Dentro di me speravo che riacquistando peso mi sarebbe tornato naturalmente il ciclo. Ho continuato a pensarlo per un anno e mezzo, fino a inizi 2015. Quando, vedendo che non ritornava, ho deciso di andare a parlare con una ginecologa. Quindi, dopo 3 anni e mezzo, vado da una ginecologa e le spiego che non mi veniva il ciclo, ma che non volevo prendere la pillola, perché secondo me non era la cura adatta, soprattutto perché mi avrebbe dato un ciclo finto. Quindi mi fa fare questa terapia, che sinceramente ora non mi ricordo, ma mi sembrava che fosse tipo un mese di una pastiglia e poi mi sarebbe tornato il ciclo. Però purtroppo non era tornato. Quindi poi a settembre 2015, quindi dopo 3-4 mesi che ho visto che non era tornato nulla, decide di andare da una ginecologa in ospedale, non so perché, in ospedale, la quale come soluzione mi dice di prendere la pillola. A quel punto io mi sono dovuta arrendere perché ho visto che la terapia naturale, eccetera, non aveva funzionato e allora ho detto, vabbè, sentite ragazzi, prendiamo sta pillola. Quindi comincio a prendere la pillola e a gennaio 2016 mi arriva il ciclo. Mi ricordo ho fatto anche un video al riguardo, però questa pillola dovevo prenderla soltanto 6 mesi, quindi fino a giugno 2016 e poi mi sarebbe tornato. Inutile dire che a giugno 2016, dopo l'ultimo ciclo di pillola, non mi è tornato nulla. Queste cose sono demotivanti perché è il mio corpo che non stava funzionando, cioè tutto il resto dipendeva dalle mie azioni. Il fatto di mangiare, di allenarmi, uscire, parlare con le persone, ritornare a avere una vita sociale, a fare tutto dipendeva dai miei gesti, dalle mie azioni, da quello che io decidevo di fare. Purtroppo il mio ciclo, le mie mestruazioni non dipendevano da me, cioè potevo dire tornate, 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 ma sono processi chimici nel nostro corpo che io non potevo influenzare con le mie azioni. Questo mi faceva sentire totalmente impotente e sono a testa calda. La mia reazione a questa impotenza è ignorare il problema, però inizio a ricevere delle pressioni da parte di Jimmy. Jimmy è sempre stato colui che mi metteva davanti ai fatti e
e mi spronava a superare i blocchi che avevo. Ad esempio, lui è stato colui che mi ha spinta ad andare da una psicologa, perché da sola non ce l'avrei mai fatta. È stato colui che nei momenti in cui mi vedevo un po' tentennare mi dava quella spinta a cercare di andare oltre, quindi nei momenti in cui non volevo mangiare eccetera mi diceva no Silvia, dai. Ed è stato colui che ha davvero combattuto, e adesso lo posso veramente dire, affinché io mi impegnassi per farmi tornare il ciclo. Quindi io, dopo aver dato nuovamente il contentino a Jimmy, perché ormai era più una questione di questo genere, cioè lui giustamente mi diceva Silvia, ti deve ritornare il ciclo, non puoi andare avanti così nella tua vita, e io, pur di non litigarci, gli davo il contentino. Facevo una terapia, tanto sapevo che non avrebbe funzionato, almeno lo facevo stare buono in quei mesi, e dicendogli sì, sto facendo una terapia, tranquillo. E poi, se non funzionava, si ritrovava al punto di partenza. E lui non mi poteva dire nulla in quanto ci avevo almeno provato. Ora capite perché è un santo. E ringrazio perché mi sta ancora accanto. Ah, vabbè. Quindi siamo arrivati a giugno 2016. Non mi torna nulla. Per me il 2016 è stato un anno di cambiamenti. Mi sono trasferita da Padova a Piacenza, ho ricominciato l'università, quindi diciamo che le mie priorità sono un po' cambiate, soprattutto perché io dentro di me non avevo molto desiderio di impegnarmi in questa cosa perché mi faceva sentire in difetto. Poi dopo qualche mese Jimmy riparte alla carica e credetemi se vi dico che questo argomento è stato fonte di litigi pesanti tra me e Jimmy. Lui ci teneva molto di più di quanto ci tenessi io. E questo mi ha portata nel marzo 2017 a rivolgermi a un centro di Milano. Quindi io vivo a Piacenza, ho deciso di andare a Milano perché insomma mi sembrava una buona soluzione. Quindi sono andata in questo centro, sono stata sia della ginecologa che dell'endocrinologa. Ho preso questo medicinale per circa 6-7 mesi, ma il ciclo non è tornato. Sono ritornata da loro per una visita di controllo e mi hanno prescritto un'altra terapia che però ancora nuovamente non ha avuto effetto. Non sono più tornata da loro perché uno costava davvero tanto, cioè un colloquio di 5 minuti ho pagato 180 euro, cioè lì a me girano le balle perché mi dà ulteriormente fastidio tutta la situazione. E in più devo dire che non hanno avuto assolutamente tatto. Ecco, una cosa che io ho riscontrato in tantissime dottoresse che ho avuto il piacere di incontrare è che queste persone non hanno tatto, cioè ci vedono davvero come dei casi studio usciti dal loro libro di medicina e non realizzano che siamo delle persone vere e proprie. Quindi mi sono sentita dire talmente tante volte cose del tipo ah, cioè, tu sei una menorrea da 6 anni e non hai mai pensato di fare qualcosa a riguardo? Ma con un fare così di giudizio, che vi giuro, cioè io ho parlato del mio passato, della mia storia, eccetera, davanti a tantissime persone, ma nel momento in cui lo andavo a dire a loro, un tête-à-tête, sotto il loro sguardo che esprimeva solo giudizio, io scoppiavo a piangere. E la volta peggiore è stata quando una mi guarda e mi fa: perché piangi? Sei ancora malata? Cioè, ragazzi, voi non avete idea delle cose che ho dovuto sopportare, però cosa fai? Cioè, subisci. Sono uscita tante volte in lacrime da queste visite, perché davvero ho incontrato tante tante donne senza assolutamente un minimo di tatto. Probabilmente ho avuto tanta sfortuna io, però forse queste persone, entrando così tanto in ambito di medicina, perdono un po' la parte, il lato umano che c'è dietro tutto. Comunque, quindi non sono più tornata, quindi ora siamo più o meno a fine 2017, non vado più e basta, non ne voglio più sapere, perché mi arrendo un pochino, ok? Mi sono arresa. Arriva il 2018, mi laureo, eccetera, arrivo a Milano, sistemo tutto. Diciamo che Jimmy sì, mi spingeva a fare le cose, però capiva anche quando era il momento di farmi fare le mie cose, farmi andare avanti con la mia vita. Quindi, nel momento in cui mi sono sistemata a Milano, riparte l'attacco. Verso ottobre-novembre 2018
Jimmy riparte l'attacco e mi dà gli ultimatum. Dopo 7 anni di amenorrea e dopo 5 che stavamo insieme, Jimmy mi dice: o risolvi la situazione o io e te ci lasciamo. Mi ricordo che un venerdì verso le 3 mi chiama e mi dice questa cosa e mi dice: non sentiamoci più fino a quando non hai risolto la situazione, che significava soltanto finché non hai preso appuntamento da qualche parte. Mi ha detto questa cosa alle 3 di pomeriggio. Io la sera sono andata a lavorare, ho gli allenamenti di Adidas il venerdì sera, e chiacchierando con una delle ragazze, una coach, mi fa: io adesso ho appena avuto il contatto di questo centro di ginecologia e endocrinologia, sono un gruppo di donne che cercano di trattare secondo metodi naturali, o comunque non ti danno come soluzione la pillola. Io l'ho guardata e gli ho detto: dammi il numero. Cioè, è pazzesco pensare che 4 ore prima Jimmy mi aveva dato l'ultimatum, quindi proprio ho detto: via, è destino, questo centro è destino. Quindi mi dà il numero, lunedì mattina chiamo e dopo un paio di ore chiamo Jimmy e gli dico: guarda, ho prenotato, bene, ultimatum sciolto. Io e Jimmy poi ci siamo rivisti, siamo ritornati a parlarci come prima, anche se effettivamente è stato un pochino difficile, so, c'è stato qualche problema, ma quella è tutta un'altra storia. E sono andata dopo a fare la mia prima visita. Ho incontrato una dottoressa che, vi giuro, cioè, io ho trovato l'oro, non sono felice di più. Lo studio è lo studio Ginecea a Porta Nuova, a Milano, e mi hanno cambiato la vita. Allora, già prima, quando sono arrivata e le ho detto tutta la mia situazione, già mi aspettavo la solita reazione, invece mi guarda e mi fa: e beh, è ora, allora è tempo di sistemare tutto. Cioè, già solo questo approccio mi ha reso davvero felice. A ottobre abbiamo quindi iniziato una terapia. Questa terapia, a grandi linee, era strutturata così: praticamente il nostro corpo produce diversi ormoni durante il ciclo, quindi durante il mese, ma il mio corpo era bloccato, quindi non li produceva più. Quindi la terapia prevedeva che io prendessi dei medicinali che andassero a produrre ciò che doveva produrre il mio corpo. All'inizio, questo è detto proprio a grandi linee, anche perché non voglio proprio dirvelo in dettaglio, sinceramente. Però lo scopo non era quello di sostituirsi al mio corpo, ma di andare a insegnargli ciò che si era dimenticato di fare. I dosaggi erano full i primi 2 mesi e poi man mano le dosi e le quantità di pastiglie andavano diminuendo. Vi dico solo che il ciclo mi è venuto già dal primo mese ed è continuato a venirmi nonostante i dosaggi diminuissero. Sono ritornata dopo 6 mesi, abbiamo fatto le visite e finalmente il mio corpo funziona. Abbiamo rivisitato la terapia e da prendere praticamente 25 pastiglie in un mese, ora ne devo prendere soltanto 4-5 e l'intenzione è quella di arrivare a prenderne 0 tra altri 6 mesi. Quindi questa terapia in totale sta durando 1 anno. E allora, essenzialmente, questa è la mia storia. Ho deciso di raccontarvela ora perché adesso il mio corpo funziona. Cioè, so che sono ancora in terapia, so che ancora non ho finito, avrei potuto aspettare altri 6 mesi, però uno, sono davvero positiva a riguardo, cioè so che il mio corpo sta funzionando. Lei è stata molto positiva, l'ultima visita era un continuo: oh, guarda il tuo endometrio, guarda questo, guarda quello, io, vabbè, cioè lei era stragasata. E mi ha dato tanta speranza e felicità. Ammetto, ed è una cosa che voglio davvero dire, che io non mi sono mai sentita meno donna solo perché non avevo il ciclo. Forse perché sono un po' piccola, ingenua, non l'ho mai sentito come una necessità, però è molto importante avere il ciclo. Non è solo una questione di bambini, prole, eccetera, ma è una questione di salute, di benessere delle ossa. Io avevo fatto una visita della densità ossea nel 2013 e la mia densità ossea era quasi -1, quindi osteoporosi.
Ho paura di farla. Voglio aspettare un po'. Non me la sento, sinceramente, di prendermi un'altra batosta, ma la farò. Inoltre, avere il ciclo non è soltanto una questione di salute, ma anche una questione di benessere di coppia. I rapporti di coppia sono amore, ma sono anche dei processi chimici, dove gli ormoni giocano un ruolo fondamentale. Nel momento in cui questi ormoni non ci sono, potete immaginare. E anche se si pensa che non sia una priorità, anche se dici, oh, che bello, senza ciclo, vado al mare di qua di là. No, ragazzi, dà fastidio, è noioso, è pesante a volte, ma ora sono davvero felice. Finalmente posso utilizzare la scusa di avere il ciclo, quindi posso essere nervosa perché ho il ciclo, posso mangiare la cioccolata perché ho il ciclo, cosa che prima io non potevo dire. La verità è che questo segna la fine di tutto. Non ho più alcuno strascico del mio passato, non c'è più niente che mi lega a quella che sono stata. E nonostante non lo rimpianga, però è bene che tutto rimanga nel passato e finalmente sono riuscita a chiudere davvero tutto. Cioè, sento proprio di essere riuscita a mettere un punto a quello che in questi 7 anni questa malattia mi ha causato. E basta. Ecco. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace. Ciao ciao.